BMW M4, il fascino che emana da ogni nervatura della carrozzeria è innegabile e come tutte le sportive anche lei ammalia per classe, design e contenuti tecnici. Perché se c'è una M che contraddistingue un modello, si entra nel motorsport targato BMW, ovvero sportività allo stato puro. È facile dare l'appellativo di sportiva di razza, ma non basta un gran motore o un allestimento particolare, bisogna nascerci, essere creati dal primo all'ultimo bullone per avere il massimo delle prestazioni. Facile? Non proprio. Oltre 30 anni di storia trascorsi tra competizioni di vario genere e versioni più o meno fortunate lo dimostrano. Insomma, potersi permettere una supercar davvero unica come la M4 non capita a tutti ed emoziona come andare per la prima volta sulle montagne russe. Se avete lo stesso sogno nel cassetto ed una discreta disponibilità economica nel salvadanaio, il gioco è fatto. Avrete per le mani tra le poche GT capaci di assicurarvi andature aristocratiche nel massimo comfort e un attimo dopo trasformarsi in una muscolosa brucia semafori. Ovvio che l'arrivo del 4x4 X-Drive fa storcere il naso agli affezionati della trazione posteriore pura, ma tutto questo ben di Dio è gestito da un'elettronica ultra sofisticata, che rende possibile l'utilizzo dell'auto non solo ai cosiddetti piloti con manico, ma anche agli utenti normali, andando a regolare le percentuali dal 4WD al tutto dietro. In versione standard, tutta questa esuberanza viene limitata elettronicamente per non superare i 250 orari, ma per gli incontentabili ecco il Kit M Drivers Package, che porta il limite a 280 orari. Comunque, chi non fosse interessato a sensazioni da caccia supersonico si può accontentare di volare più in basso e sentire la botta dell'accelerazione da 0 a 100 in circa 4 secondi. Il cambio nella versione con trazione integrale si può scegliere solo automatico a doppia frizione, il modo migliore per gestire in totale autonomia gli immediati cambi di marcia tramite i generosi pedal al volante e farsi comodamente guidare della vettura nelle noiose condizioni di traffico quotidiano. Insomma, sportiva sì, ma anche berlina per tutte le esigenze.